Diciamo sostanzialmente la prima cosa che è stata detta stamani, molto interessante, la ricerca di una maggiore diversificazione da parte di tutti i soggetti che hanno partecipato all'indagine. Poi, correttamente, l'organismo di vigilanza ha diciamo, raccontato il ruolo, se vogliamo, anche di propulsione, di corretta propulsione che ha avuto nel nostro sistema. Pensiamo a tutti gli interventi che ci hanno correttamente fatto tarare le cose a cui veramente dobbiamo guardare, che abbiamo ricevuto negli ultimi anni, e di questo ovviamente lo ringraziamo, però ci ha anche fornito sostanzialmente la variabile indipendente di questa equazione che stiamo cercando faticosamente di scrivere. La variabile indipendente è la garanzia, ovviamente fra virgolette, di adeguate prestazioni finali per i nostri aderenti, a fronte, e ciò che dobbiamo conciliare invece sono le esigenze di una maggiore diversificazione, come ci ha fatto vedere l'indagine, e tema più recente, la possibilità di avere un ruolo di impulso e di sviluppo per un'economia che sta avendo qualche difficoltà. Però noi tutto questo lo dobbiamo fare non dimenticando mai quali sono, diciamo, come funziona il meccanismo della previdenza in Italia, qual è il ruolo del primo pilastro, come funziona il primo pilastro e qual è il ruolo del secondo pilastro. E su questo devo dire che la riflessione credo che sia tuttora aperta. Non so quale sarà il modo che troveremo per coniugare queste cose insieme, però non ci possiamo dimenticare che abbiamo un primo pilastro che dipende fortemente dalla crescita del sistema Italia. Con il sistema contributivo, con il quale oramai da pochi anni in là, diciamo, tutti noi dovremmo fare i conti, sappiamo che tutti noi siamo stati o siamo tuttora impegnati a rivedere il documento sulla politica di investimento. La base di questo documento è l'analisi delle caratteristiche economiche e sociodemografiche dei propri aderenti e ovviamente la stima di quello che questi signori andranno a prendere quando saranno in pensione. Più si approfondisce questo argomento, più, permettetemi di dire, esperti, bravi, quello che si vuole, si diventa a fare questa stima, e più si capisce innanzitutto da quante variabili questa stima dipende, e ci si spaventa anche un po', ma soprattutto si capisce da quanto questi ammontari dipenderanno dal tasso di crescita dell'economia italiana. Quindi questa considerazione deve essere fatta al momento in cui si cerca una maggiore diversificazione tramite questi strumenti. Strumenti che personalmente credo che ci abbiano un razionale molto forte. Il principale razionale è quello della ricerca di catturare un premio di liquidità che ci vede sicuramente vincenti, perché noi non siamo soliti proiettare i nostri flussi nel tempo, o quantomeno lo facciamo forse con una frequenza inferiore a quella in cui dovremmo farlo, però più spesso lo facciamo più ci accorgiamo che, se ovviamente il sistema tiene, quindi se le aziende ci forniscono la base, cioè gli aderenti, noi passeranno ancora diversi anni, forse decenni, prima che si abbia bisogno della liquidità per pagare le prestazioni, perché nel frattempo le prestazioni gradualmente cresceranno. E quindi questi sono gli anni migliori per sfruttare questa capacità di catturare un premio di liquidità. Dalla conciliazione potrà venire fuori, diciamo, gli strumenti migliori che ci potranno aiutare in questo senso. Personalmente credo che, cioè, io faccio un po' fatica a tracciare degli scenari di politica economica per il sistema Italia, non è il mio ruolo, non ci ho mai provato, ho le mie idee, ma insomma non le esprimo in questa sede. Però credo che il nostro sistema possa anche funzionare attraverso la ricerca di un'esperienza e di capacità la cui accumulazione sicuramente fa bene al sistema nella sua complessità, nella sua, diciamo, interezza. Per cui credo che iniziare con porzioni di portafoglio sufficientemente diciamo modeste, per dedicare, una volta definita un'asset allocation e una suddivisione fra investimenti domestici e investimenti non domestici, possa sicuramente portare del bene al nostro paese. E poi, perché no, così come noi diversifichiamo nei confronti, e abbiamo intenzione sempre di più di diversificare nei confronti degli altri paesi, può essere che riusciamo, facendoci vedere noi per primi che ci crediamo, ad attrarre anche flussi di investimento in Italia.
Quindi credo che questa faccenda sia assolutamente tutta ancora da esplorare, però non credo che sia utile a nessuno avere delle soluzioni, fra virgolette, diciamo preconfezionate, non voglio dire preconcette, l'ho già detto, ma insomma che mi sembra una parolona, e soprattutto fare una buona sintesi, ma solamente a valle di un'analisi molto approfondita.